Quando sento parlare con noncuranza di pornografia, di vendere il proprio corpo come niente fosse, quasi fosse un mestiere normale, mi torna sempre in mente un film che vidi intorno ai 20 anni, Baisse-moi, meglio non tradurlo in italiano. Era una sorta di film francese sperimentale che univa l'hardcore, la pornografia, ad una trama d'autore, una sorta di Thelma e Louise con due ragazze protagoniste, due attrici pornografiche nella vita reale, che subivano una serie di stupri, abusi, violenze che scatenavano in loro una reazione di vendetta e dunque l'uso di armi e una spirale di sesso e morte e una conclusione bruttissima. Un film di uno squallore indicibile che mi ha lasciato profondamente turbato, perché anni dopo ho scoperto che una delle due attrici, tale Karen Bach, a 32 anni si è tolta la vita. Mi ha riportato alla mente la frase che disse nel film mentre subiva un abuso sessuale, una squallida violenza. L'uomo che abusava di lei le dice: «Ma non gemi? Non provi piacere? Sembri quasi un robot». E lei risponde, distaccata da se stessa: «Ho imparato molto presto a non mettere niente di prezioso lì sotto, in mezzo alle gambe». Una frase che mi scioccò, che ha avuto un'eco molto profonda nella mia vita, perché, vedete, un mestiere è lo scambio di una prestazione in cambio di denaro, ma se la prestazione e l'oggetto della transazione non è l'hamburger o il vestito che viene stirato o qualsiasi altra cosa, ma è il proprio stesso corpo, le proprie parti intime, la propria anima, come si può parlare ancora di lavoro, di mestiere? Quanto di più sacro, quanto di più prezioso una donna, un uomo abbiano ciò che è destinato all'intimità, il grembo, l'utero, il santo dei santi, il luogo in cui nasce la vita, come può divenire oggetto di prestazioni a pagamento e di desacralizzazione sistematica? Anni dopo sono incappato in una serie di documentari sui fuoriusciti dal mondo del porno, gente che racconta come funziona realmente questa industria, cos'è la prostituzione sia cinematografica che non, i danni irreparabili che portano e la vera e propria fuga da un inferno, spesso con cicatrici difficili da eliminare. E allora mi chiedo, come si potrebbe caldeggiare lo stupro a pagamento? Come si può pensare che sia lecito e accettabile moralmente trattare una donna come un oggetto di cui abusare, di cui approfittare, da desacralizzare? Io sono per la punizione dei clienti, perché se c'è domanda purtroppo ci sarà anche offerta. I clienti vanno puniti duramente. La maggior parte delle prostitute ad oggi, sono vittime del racket, sono vittime di uno sfruttamento, sono vittime della tratta e tra l'altro proprio quei paesi in cui è stata legalizzata la prostituzione, questo sfruttamento, questo racket, questa tratta è aumentata. Ho letto un libro di Julie Balden dove una femminista, non proprio antropologicamente, no, vicino a me, che racconta come l'Olanda e la Germania hanno fallito, perché i governi lo dicono che hanno fallito, cioè le ragazze in vetrine, le case, non aiutano a uscire dal racket, dalla tratta. Ugualmente mi viene in mente il libro di Buonaiuto, Donne Crocifisse, veramente Massimo, delle storie aberranti. Allora va bene, c'è l'1% di prostitute che si vogliono prostituire, perfetto, in Italia la prostituzione non è un reato, ma ci sta un 95, 96, 97 a seconda di chi sono, di ragazzine che vengono in Italia, vengono portate per strada, nelle case. Io propongo di punire i clienti, semplicemente favoreggiamento, di punire i clienti, esattamente. Cercate una ragazza, fatevi una famiglia se possibile. Lasciate stare le donne, non le desacralizzate, non le oggettualizzate.